È con grandissimo piacere che siamo qui a presentare il testo unico sulla tutela degli animali del Movimento 5 Stelle Lazio. Eh, questo testo unico nasce da una precisa esigenza di eh, porre luce e eh, importanza ad un argomento che almeno qui all'interno della Regione Lazio è piuttosto bistrattato. Abbiamo visto come le lobby dei cacciatori, per esempio, si siano fatte strada. Tramite le lettere mandate a consigliere giunta e tramite la loro presenza in commissione ed in consiglio sulle loro tematiche. Per carità, la caccia al momento purtroppo è un'attività legale e su cui, tra l'altro, la Regione non può legiferare, però noi abbiamo già pensato da tempo di fare degli atti che invece portano eh, avanti quelle che sono le istanze e gli interessi degli animali che non hanno voce se non attraverso la nostra voce. Questo testo unico, peraltro, era stato già annunciato eh, con i soliti rulli di tamburi dal presidente Zingaretti stesso che aveva parlato con le associazioni animaliste ed aveva promesso che tra i punti eh, importanti del suo governo ci sarebbe stato l'approvazione di un testo unico sulla tutela degli animali e la prevenzione del randaggismo. Ora, un testo di legge sulla prevenzione del randaggismo l'abbiamo già depositato, ne abbiamo parlato sull'Ex, è già chiuso l'iter e ringraziamo le persone che hanno partecipato. Adesso è arrivato il momento di parlare della tutela degli animali in senso lato, quindi parliamo di animali domestici, da compagnia e selvatici cercando di metterci dentro eh, tutto l'amore che abbiamo nei confronti di, della fauna e eh, questo testo a breve sarà eh, messo sull'ex sul nostro strumento per la condivisione eh, potrete fare tutte le opportune modifiche e noi eh, le recepiremo e premeremo per la calendarizzazione di un testo del genere in commissione e in consiglio perché se Zingaretti sappiamo ha tante cose da fare magari non ha avuto tempo di pensare a questa cosa ci abbiamo pensato noi quindi il testo unico è pronto il testo unico eh, che abbiamo presentato consta di sei diversi capi e appunto eh, questi capi sono suddivisi eh, a seconda della tipologia di animali e anche la tipologia di cose che vogliamo andare a sollevare e, metteremo a breve appunto il testo e il link al suo accesso di modo che tutti eh, possano partecipare e poi rimaniamo sempre aperti a dare spiegazioni e a interloquire eh, su quelli che sono i vari aspetti perché veramente la tutela degli animali eh, comporta grandissime cose a 360 gradi dall'alimentazione a come ci vestiamo, quello che facciamo tutti i giorni ai cani randaggi che si incontrano sul nostro territorio quindi gli aspetti sono innumerevoli e vi preghiamo di starci vicino, di seguirci e di partecipare come sapete fare voi di modo da avere eh, un testo di legge il più possibile condiviso con tutti voi.